Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio, seconda parte di Pokémon versione Platino. Eravamo rimasti qui. Cavolo, è successo? Ecco. Dovevamo continuare andando qua di sopra. Noi andando avanti ci sarà Barry. Devi essere più veloce. Bene, andiamo al laboratorio del professor Rowan. Cosa? Dici che non bisogna andare nell'erba alta? Non preoccuparti, non ci sono problemi. Non importa se non abbiamo Pokémon con noi. Fidati di me, ho un'idea. Ascoltami, sai che i Pokémon selvatici saltano fuori quando vai nell'erba alta? Quindi dobbiamo spostarci in un'altra zona di erba alta prima che appaia un Pokémon selvatico. Se ci spostiamo rapidamente possiamo arrivare a sabbia fine senza imbatterci in Pokémon selvatici. Ok, stammi vicino. Un'idea fantastica, peccato che non si può attuare. Ok, ci siamo. Pronti, partenza. E... Farme! Mi sembra che non abbiate alcun Pokémon, giusto? Allora perché volevate entrare nell'erba alta? Ehi Lucas, questo signore è il professor Rowan, vero? Cosa ci fa qui? Volevano entrare nell'erba alta per prendere dei Pokémon. Che fare? Il loro mondo cambierebbe di certo se incontrassero dei Pokémon. Ho il diritto di cambiare così le loro giovani vite? Voi due amate veramente i Pokémon, giusto? Sì, anch'io amo i Pokémon. Ve lo chiedo ancora, voi due amate davvero i Pokémon, giusto? Cosa? Ce lo puoi chiedere anche 100 volte, la risposta sarà sempre la stessa, risponderemo 100 volte che amiamo i Pokémon. Non è vero, Lucas? Sì. Due ragazzini irresponsabili che cercano di entrare nell'erba alta senza avere dei Pokémon. Quando ci penso mi vengono i brividi. Allora non pensi a me. Dia un Pokémon a questo aspirante allenatore. Dopotutto l'idea di entrare nell'erba alta era mia. Apprezzo la tua onestà. Molto bene, vi affiderò dei Pokémon. Scusatemi se vi ho fatto tutte quelle domande. Ad ogni modo, dovete promettermi che non cercherete mai più di mettervi nei guai così. Bene, allora, cosa stavo dicendo? Professor Rowan, ma professor Rowan, ha lasciato la sua valigetta al lago? Oh, c'è qualcosa che non va qui. Ah, ecco qui, grazie Lucinda, stavo per dare dei Pokémon a questi due giovani. Come? Quei Pokémon sono difficili da trovare, è sicuro di volerli regalare? Viviamo in mezzo ai Pokémon. A volte arriva il momento in cui le persone devono incontrare i Pokémon. Devono incontrarli. C'è un mondo che va esplorato insieme. Per loro oggi è quel momento. E il luogo è proprio questo. Non ho sbagliato a leggere. Forza, apri la valigetta e scegli un Pokémon. Davvero? Professor Rowan, non ci posso credere. Sono così contenta che mi viene quasi da piangere. Ehi Lucas, scegli prima tu. Ormai sono grande, devo dimostrare un po' di classe. Questa è tutta una scusa per prendere i Pokémon super efficaci al mio. Perfetto. Ci sono 3 Pokémon. Questo qui è di tipo erba, Tartuic, è molto forte. Si evolve in Grotul, che è sempre di tipo erba, e poi in Torterra, che è di tipo erba terra. Però purtroppo non lo sceglierò perché è una super efficace per 4 da fuoco. Questo Pokémon a me non piace, si evolve in Monferno, che poi si evolverà in Infernet, che sarà un fuoco lotta. A me sinceramente non piace, non vorrei mai scegliere Chimchar, anche se è abbastanza forte, ed è di tipo fuoco. Piplup. Ovviamente il Pokémon che rimane è lui ed è quello che prenderò, perché
non ha super efficacia per 4 ed è un buon Pokémon ed è anche carino. Cioè, mi piace come sprite, così. E comunque un acquacciaio è molto buono, perché si evolverà in Primplap e poi in Empoleon. Quindi prendiamo Piplup. Allora scelgo te. Prendo questo esemplare di Turtwig. Molto bene, sembra che abbiate entrambi scelto un buon Pokémon. Adesso ascoltate bene. I Pokémon che vi ho affidato non conoscono il mondo. Da questo punto di vista sono molto simili a voi. Spero che nonostante la vostra inesperienza ve la caverete bene. Se doveste avere dei problemi venite al mio laboratorio a Sabbia Fine. Adesso dobbiamo andare. Scusate se... Professore, per favore, mi aspetti. Mi dispiace, lasciami passare. La strada è libera. Perché così? Cosa ne dici? Cosa ne dici? Il professor Rowan è molto gentile. In TV sembra così severo. Lucas, abbiamo dei Pokémon. Rimane una sola cosa da fare. Vero? Tutto pronto? Sì, ho sempre voluto dirlo. È il momento finalmente arrivato. Il momento finalmente arrivato. Lucas, ti sfida alla lotta. Sì, la magistrale lotta ti batterà. Ho fatto un po' quello che avrà pensato Barry. Ora, iniziamo subito con il nostro Piplup contro un Turtwig. Siamo ruggito come prima cosa. Mi sa che userò un'altra volta ruggito, perché ho paura dell'attacco di Turtwig. In quanto se si continua ad se la difesa di Turtwig aumenta così, io poi ho paura di non riuscire ad attaccarlo. Vedete, già mi fa dei danni. Purtroppo Turtwig ha questo brutto... Il Turtwig di Barry avrà questo brutto vizio di usare molte volte ritirata, quindi sarà veramente molto pressante combatterlo. Perfetto, noi continuiamo ad usare botta. Ah, giusto, dato che non sto registrando lo schermo inferiore, vi dico che nello schermo inferiore ovviamente durante la lotta c'è la scritta lotta e poi ci sono delle mosse. Ruggito diminuisce l'attacco dell'avversario e botta è per fargli danno. Per il momento siamo in vantaggio, ma Turtwig ha veramente mille risorse. Sì, noi usiamo botta, però prima o poi lui smetterà di usare ritirata e incomincerà ad attaccare sempre. E a quel punto sarà molto difficile resistere, dato che non riusciremo ad abbatterlo. Proprio quello che temeva. Per fortuna gli ho diminuito l'attacco con due volte ruggito. Sennò sarebbe stata veramente un po' una catastrofe. Perché è possibile farsi battere dal vostro livello nella prima lotta, è possibile. E non è quello che voglio che succeda adesso. Noi ora dobbiamo continuare ad usare botta, purtroppo. Ok, lui con 5 colpi mi batte. Devo usare ruggito, sperando di riuscire ad abbatterlo. Così mi dovrebbe fare un solo danno, spero. No, dai, un'altra volta ruggito. Spero di riuscire a fargli calare questo maledetto attacco. Sì. No, non volevo usare ruggito, però non è giusto. Volevo usare azione. Ecco, ora ho perso. Non posso più vincere. Non è giusto. Dai, brutto colpo, brutto colpo. Ti prego, brutto colpo. Dai, brutto colpo, ti prego. Sì, fallisce Turtwig. Ho usato talmente tante volte ruggito che può fallire. E non ha tutta sta precisione all'inizio. Botta. Ho vinto. Otteniamo 67 punti esperienza. E saliamo di livello. Molto buono. Abbiamo avuto la meglio su Barry. Allora,
Sul lato destro dello schermo, durante la lotta, come avete potuto vedere, ho messo il Pokémon che avrà in tutti e tre i casi. Cavolo, sto dicendo. Un attimo, scusate. Il suo Turtwig. Se voi avete scelto un altro Pokémon, purtroppo io non l'ho fatto vedere. Ho fatto vedere soltanto le statistiche di Turtwig. Oh cavolo, mi sono perso. Wow, che avventura! Mi sto confondendo le voci. Tu e Barry siete stati fortunati a incontrare il professor Rowan. Se non l'aveste incontrato, non voglio pensare a cosa i Pokémon selvatici avrebbero potuto fare. Lucas, vai dal professor Rowan e ringrazialo per il tuo Pokémon. Il suo laboratorio è sabbia fine, vero? Adesso che hai un Pokémon, l'erba alta non sarà più così pericolosa. Ti prego, non dirmi che adesso viene la mamma di Barry. Ah, sì, metti queste, Lucas. E otteniamo le scarpe da corsa. Sì, mi sa che adesso viene la mamma di Barry. Scarpa da corsa. Praticamente premendo B si può andare avanti. Dai, l'ho detto. Che emozione! Possiamo uscire, vero? Sì. Ho paura di non poter più finire la parte. Così possiamo correre. Perfetto. Per questa parte è tutto. Ci vedremo alla prossima. Ciao ciao.